Io questo lo avevo già sentito in passato e avevo fatto anche un video, ma tutto era passato in sordina. Giornali e televisione non ne avevano parlato se non minimamente. Salvini, Matteo, potrebbe fare scacco matto a questa nuova maggioranza che sta per nascere e vincere il banco. Come? Adesso ve lo racconto. Tutto inizia in tarda mattinata di ieri, quando il giovanissimo vice segretario della Lega Andrea Crippa se ne esce pubblicamente con una mezza bomba, più che mezza, con una bella bomba, e dice: ci sono stati nelle ultime ore almeno 9 senatori dei 5 Stelle che mi hanno chiamato dicendosi disponibili a non votare la fiducia a Palazzo Madama al presidente Conte. Crippa poi, pur non facendo nomi, ha aggiunto altri particolari interessanti sulla campagna acquisti della Lega, che per ora è senza grossi risultati, va avanti dall'8 agosto. Si tratta di eletti provenienti dal sud, ma anche dal nord e dal centro Italia e dalla Puglia, tutta gente che non è entrata nel governo giallo-verde e che ora chiede di avere una candidatura per un seggio con la Lega alle prossime elezioni. Ai 9, infine, Crippa dice di aver risposto così: la Lega non chiude le porte in faccia a nessuno, ma in ogni caso noi valuteremo caso per caso. Ma cosa potrebbe succedere al Senato? Adesso vi racconto. Al Senato i senatori in totale sono 321. La maggioranza è la metà più uno. La maggioranza è 161 senatori per dare la fiducia a Giuseppe Conte e per far passare qualsiasi legge dello Stato, del governo. Bene, la maggioranza adesso sarebbe conformata da 106 senatori del Movimento 5 Stelle, 51 senatori del Partito Democratico, 7 senatori del Gruppo Misto, 3 senatori di Autonomie. Il totale è 167. Quindi praticamente 6 persone in più del minimo per poter dare la fiducia a Conte. Fiducia a Conte, 161 voti, disco verde, luce verde, ok al governo. Se sono 160, mancherebbe uno, non si può. Però i numeri dicono che PD, assieme a Movimento 5 Stelle, assieme al gruppo misto, alle autonomie, avrebbe 167 senatori. Se gli andiamo a togliere i 9 senatori pronti a votare contro per essere rieletti, perché magari finiscono con il secondo mandato e andrebbero a casa disoccupati, dicono: cara Lega, visto che siamo stati comunque assieme in governo, abbiamo votato tutto assieme, per me stare nei 5 Stelle o nella Lega è uguale, tra parentesi anche perché quando finisce il governo io sono a casa, questi 9 sarebbero pronti a passare con Matteo Salvini, quindi il numero dei senatori scenderebbe a 158, numero rosso, meno 3 persone per poter avere la maggioranza. Governo senza maggioranza, senza fiducia, si rimette il mandato nelle mani di Mattarella, che indice subito nuove elezioni e tra 60 giorni nuovo governo con probabilmente Matteo Salvini con questi 9 senatori, chiamiamoli dissidenti, nella Lega, nelle liste della Lega. Io già in passato avevo sentito di 11 senatori. Se cercate nei miei video, non so quanti giorni fa era, ma c'era scritto: Matteo Salvini avrebbe un asso nella manica, 11 senatori pronti a passare alla Lega. 11, adesso sono 9. E poi si dice che di questi 9 non sarebbero tutti
Molti sono rimasti nascosti mandando avanti altri senatori coraggiosi che si sono esposti con il loro nome, dicendo: guarda, se va tutto bene ti mando anche gli altri che per adesso sono nascosti, che hanno paura di perdere un lavoro e l'altro, perché se vengono scoperti comunque succede il patatrac. Quindi 9, ma potrebbero essere 10, 11, 15. Quindi se dovesse avverarsi questo, sarebbe scacco matto di Salvini e gliel'avrebbe fatta pagare a tutti quanti, a partire da Conte, Di Maio, Zingaretti, Leu, Autonomie e tutta la coalizione del no al voto, che voi sapete è no Salvini. Una coalizione di persone che andrebbero a perdere alle prossime elezioni, unite contro quello che le dovrebbe vincere. E come diceva Fausto Bertinotti, non posso credere che si uniscano perché sanno di perdere alle elezioni.